ragazzuoli, benvenuti in questo nuovo video su VitaMozero. Adesso ci andiamo a vedere il nuovo upper patch per il car to car. In realtà è già una cosa che vi ho portato sul canale, ve l'ho portata già in live almeno una o due settimane fa. Però mettiamo un'aggiunta in più per renderlo poco più facile. Allora, siamo in una sessione ad inviti. Poi dobbiamo avere la possibilità ad accedere all'autoraduno, ok, molto importante. Dopodiché, ragazzoli, ci servirà l'aiuto di un amico che sarà dentro l'autoraduno con noi insieme a un veicolo, ok? Allora, ragazzuoli, tanto per iniziare, dobbiamo avere anche l'accesso all'arena, ok? Quindi, mi raccomando, dovete avere l'arena war con un qualsiasi livello. L'importante è che comunque fate l'accesso all'arena, ok? È una cosa facoltativa, poi vi spiegherò il perché. Comunque l'arena serve anche come requisito. Allora, iniziamo subito. Siamo nell'autoraduno, rientro ovviamente sempre autoraduno di LS. A questo punto, ragazzuoli, o noi o l'amico invitiamo nella gara sprint. Questa volta è indifferente. Andiamo su, quindi, autoraduno, andiamo su sprint e invitiamo l'amico nella gara sprint. Ok, ragazzuoli, una volta che l'amico ovviamente accetta la gara sprint, come ben sapete il vecchio glitch per il car to car è stato patchato, quindi questo per il momento è l'unico modo per moddare i veicoli. È praticamente un modo senza partecipare da Anawak. Allora, noi aspettiamo che in basso a destra finisce il timing e poi praticamente andiamo nella gara sprint. Quindi questa volta la facciamo proprio partire alla gara sprint. Ok, ragazzuoli, una volta che sarà partita la gara sprint, dovremo semplicemente andare verso l'arena, ok? Quindi, molto semplice, facciamo partire la gara sprint e andiamo verso l'arena. Allora, ragazzuoli, perché vi dico che l'arena è facoltativa? Perché adesso per montare il veicolo basterà aprire il telefono, andare sul meccanico e fare questo trick qua. Quindi andiamo a chiamare da un garage qualsiasi un nostro veicolo che vogliamo andare a moddare. Allora, se io voglio moddare ovviamente questo veicolo da un garage qualsiasi, lo posso fare anche senza arena. Quindi vado su, ad esempio, sull'agenzia, vado a prendere una LG R8 giusto per farvi vedere come moddarla. E il trick, diciamo, che diventa un pochino più complesso, proprio per come vi ho portato anche in live il trick per moddare il car to car. Per moddare l'auto, quindi col car to car, scusate. Quindi cosa bisogna fare? Premere triangolo e poi all'ultimo spammare X. Come vedete c'è un timing dietro questo car to car. Allora, si può moddare anche in questo modo. Non ci vado a riprovare una seconda volta, giusto per farvi vedere. Ma vi faccio vedere che invece facendolo direttamente all'arena, praticamente non c'è timing, quindi diventa molto ma molto più facile. Quindi chiudiamo tutte le finestre e vi faccio rivedere come fare. Prima di avvicinarci all'arena, alziamo il telefono, andiamo su meccanico. Quindi, come vedete, l'ingresso dell'arena con l'icona blu sparisce, ok? Quindi andiamo su meccanico e ci avviciniamo all'ingresso dell'arena, ok? Quindi in questo modo. Praticamente in questo modo non ci sarà più timing, ecco perché diventa più facile. Lo potete fare anche senza arena, ma sulla strada avete il timing. Invece con l'arena rimarrete senza timing, è molto molto più facile. Andiamo a riprendere ad esempio anche la LG di prima che volevamo moddare. Vado a premere triangolo, aspetto che arriverà verso la fine e poi inizio a spammare sempre X, ok? Come vedete è uscita per qualche secondo l'immagine dell'arena come stavamo entrando dentro l'arena. Bene, in quel modo vuol dire che è riuscito, perché appunto utilizziamo, come se utilizziamo l'ingresso per l'arena per moddare il nostro veicolo. Cioè praticamente la prima volta che l'ho fatto all'arena è uscito. Quindi, ragazzuoli, se non avete l'arena potete anche moddare il veicolo in mezzo alla strada come ho fatto io prima di andare all'arena. Ma lì c'è un timing e dovete capire bene come utilizzarlo. Vi ripeto, ho portato anche una live, quindi se vi può essere utile andate a riguardare la live che ho portato all'incirca una settimana o due settimane fa. Questa è un upper patch dove ve l'ho portato in modo molto molto più facile, quindi praticamente è come se non ci fosse timing, perché appena finisce la lignetta rossa basterà soltanto spammare sempre X. Ok, fate attenzione a questa parte però anche, ritorno di nuovo lì. Perché siccome andiamo a richiamare il meccanico, voi sapete che appena richiamate un veicolo ci sono almeno 2 minuti per aspettare a richiamare il secondo veicolo. Quindi quando andrò a richiamare il meccanico
e non vi modda ovviamente il veicolo, non è perché non avete preso il timing giusto oppure perché il glitch è stato patchato, perché ovviamente dovete aspettare quei 2 minuti che il meccanico ovviamente vi riconsegna nuovamente un veicolo. Quindi vado su meccanico, vi faccio vedere un'altra cosa, ovviamente sparisce anche l'iconcina blu davanti all'ingresso dell'arena. Vado a fare un veicolo qualsiasi, giusto per farvi vedere. Come, guardate bene questa parte, vado a spammare X. Questa volta non è uscito, perché guardate qua, prossima richiesta disponibile tra 30 secondi. Ma non perché ho sbagliato in un timing, perché ovviamente dobbiamo aspettare almeno 1-2 minuti per moddare il veicolo. Adesso passiamo al modo per come salvarlo. Avete due alternative per poterle salvare. Allora, o finite la gara, ok, quindi la gara sprint la finite, e a questo punto una volta che la finite andate con lo Santos Custom, adesso lo faccio vedere come, e la salvate. Oppure, ragazzuoli, potete direttamente dire all'amico di abbandonare la sessione e appunto ovviamente vi salvate solo questo veicolo. Quindi, ricapitolando, se voi andate a finire la gara, ovviamente la gara sprint, potete andare a salvare il veicolo e ovviamente riniziare poi tutto quanto da capo con un altro veicolo, oppure dire all'amico di abbandonare ovviamente la sessione. Io a questo punto che cosa faccio? Vado a terminare la gara sprint. Ok ragazzuoli, io ho completato quindi la gara, la vado a terminare. Ora dovremo semplicemente andare a salvare quindi il nostro veicolo, e per salvarlo andiamo a un Los Santos Custom più vicino. Ok, quindi il metodo che ormai credo che conoscete tutti quanti, ma ve lo faccio rivedere. Andiamo a un Los Santos Custom più vicino. Allora, parlavamo prima del, ovviamente, perché c'è l'alternativa sia per terminare la gara oppure per far abbandonare ovviamente l'amico dalla sessione. Perché con questo glitch potete ovviamente moddare tutte e due, quindi oltretutto se l'amico si trova già in sessione, vuole salvare il veicolo, lo può salvare anche lui, ovviamente terminando prima la gara. E poi dopodiché ragazzuoli, oltretutto quando andate a salvare il veicolo avete già l'amico in sessione senza che abbandona e poi rientra in sessione. Infatti adesso, non appena saremo davanti ovviamente lo Santos Custom, entreremo, ovviamente parlo anche per i veicoli speciali. Entreremo dentro, faremo una modifica, una qualsiasi, la stessa cosa lo può fare il nostro amico ovviamente se deve salvare il veicolo. Andiamo a fare una modifica qualsiasi e a questo punto avremo salvato al 100% il nostro veicolo moddato. Per poter fare un altro veicolo dovete sempre ritornare all'autoraduno e ovviamente ripetere tutto quanto da capo. Ragazzuoli, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like, condividete, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bella!